Vabbè. Ah. Amici. Vabbè, vabbè, aspetta. Amici. No, i permessi che fate come volete. Fratelli, sorelle. In questo giorno andremo insieme a vedere la nuova puntata, le nuove cose che ci racconta Samu Mila. Oggi si parla di un argomento molto interessante, ovvero la vinificazione, giusto? Samu Mila, bianca sì. E rossa. Sì, tutte e due, diciamo tutte e due. Arrivo subito, Va bene. Vadi, vadi. Va bene, intanto buongiorno Stefano, che ha detto Twitch si è ciulato i bit e non elabora il tifo. Porca miseria. Porca assistenza, Ste, che ti rimborsano subito. Assistenza, okay. Che ti rimborsano, forse è stato un errore temporaneo, perché comunque mi sbaglio, quelli di no, non mi sbaglio, Endrinoce sono partiti. Quelli di Endrinoce sono partiti. Ciao Ciapi, buongiorno. E sta al lavoro Stefano. Buongiorno Stefano dal lavorocchio, noi te baciamo. Buongiorno, buongiorno. Noi te baciamo, Ste, grazie. Porca miseria Twitch, ma sempre i problemi mi dai. Porca miseria. Allora, dove sei? Allora, Samu Mila, tu facci una intro, dici quando vuoi che io, come si dice? Sì, facciamo come al solito, parti subito con le schede. Ok, ormai, amore. Quella. Ok, amore. Allora, e io poi almeno vi amici, poi almeno facciamo un po' di lavorazione. Fratelli, sorelle, iniziamo con le slide. Oggi si parleremo della composizione del piccolo acino. O acino. Sì. Acino. Beh, ce l'avevo azzeccata. Parlami sì. Di questo acino. Non si può parlare dei processi, come abbiamo fatto precedentemente per zootecnia e tutte le altre lavorazioni, se non partiamo dalle basi. Ovviamente la base della vinificazione è la composizione dell'acino. Poi i processi li vedremo più tardi. Cosa è fondamentale sapere dell'acino? L'acino è formato grossolanamente da queste parti. Esocarpo, nome per dire semplicemente la buccia. Endocarpo, per dire semplicemente la polpa. E i vinaccioli, che sono i semini legnosi all'interno dell'acino. Poi vedete che nella foto c'è descritto anche il pedicello, che è quel rametto erbaceo che si lega all'acino, e il pedicello è legato al raspo. Il raspo è quell'organo legnoso, non legnoso, erbaceo sempre, che tutti conoscete, che leviamo prima di mangiare l'uva. Ciao Teo! Cosa c'è importante da dire? I raspi, la maggior parte delle volte, vedremo dopo, vengano tolti, però non sempre. Infatti lì vi ho messo ancora una breve descrizione dei raspi, perché per i vini da invecchiamento soprattutto sono importanti. Cosa ci interessa a noi affini enologici? Affini enologici ci interessano soprattutto, diciamo, anche acqua, contenuto di acqua, zuccheri, vedremo quali sono, acidi, vedremo quali sono, e soprattutto gli aromi. Gli aromi, le varie classi aromatiche, ce ne sono tantissime. Nelle slide vi ho scritto i terpeni, che sono quelli più importanti, e sono quelli che ricordano l'aroma di frutta fresca. Gli aromi sono principalmente alcol, legati a molecole più stabili, che non si solubilizzano e quindi rimangono nell'acino. Mm-hmm. Poi, partiamo prima innanzitutto dalla buccia. Cos'è la buccia? La buccia è il rivestimento esterno, ovviamente composto da varie cose: acqua, cellulosa, polifenoli, sostanze azotate, eccetera, eccetera. Anche troppo tecnico. Importante invece è la pruina. Quindi la buccia è ricoperta dalla pruina. Cos'è la pruina? La pruina è una cera impermeabile, fondamentale perché su questa rimangono i lieviti indigeni o selvaggi, hanno diversi nomi. Cosa servono questi lieviti indigeni? Sono i responsabili delle fermentazioni spontanee, perché appena noi rompiamo l'acino, essendo i lieviti che sono più in contatto e più vicini, sono quelli che fanno avvenire la fermentazione. In vinificazione, in enologia, ultimamente non sono così tanto utilizzati, perché parleremo dopo dei lieviti selezionati, che sono dei lieviti scelti appositamente perché hanno una conversione zucchero alcol maggiore, quindi hanno maggiore resa. Ma questi lieviti sono importanti perché caratterizzano il vino. Mentre i lieviti indigeni sono scelti chimicamente, biologicamente, i lieviti indigeni sono tipici del microclima,
della coltivazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi sono importanti perché caratterizzano il vino aromaticamente. E questo per quanto riguarda la buccia, questo è il fondamentale della buccia. Poi vedremo dopo la buccia, la vinificazione in rosso viene tenuta, la vinificazione in bianco viene tolta, però questo non anticipiamo troppo. La polpa. La polpa a cosa è composta? La polpa è composta principalmente da acqua, zuccheri e acidi. La fascia mediana è più ricca di acidi, mentre la più esterna solitamente è più ricca di zuccheri. Ovviamente parlo sempre più generale, ovviamente ci possono essere anche inversioni di fase, solitamente però è così. Cosa è importante sapere però? Glucosio e fruttosio sono gli zuccheri più importanti, presenti all'interno della polpa, mentre gli acidi più importanti sono l'acido tartarico, l'acido malico e l'acido citrico. Allora, importanti perché? Perché soprattutto l'acido tartarico in vinificazione può rappresentare un problema, perché se non ben trattato può precipitare sotto forma di sale e intorbidire il vino. Poi, casomai, vedremo dopo, sempre se c'è tempo. Glucosio e fruttosio, teoricamente, sono zuccheri che tutti si conoscono e il loro rapporto cambia durante la vinificazione. Solitamente si arriva a un rapporto quasi 0,8-1 dopo, a quasi a fine processo, però anche lì dipende sempre da che uve prendiamo, cioè è molto varia la cosa, quindi dobbiamo un pochino generalizzare. Importantissime, come ho detto prima, sono le sostanze aromatiche. Quali sostanze aromatiche ci sono soprattutto negli acidi dell'uva? I più importanti abbiamo gli aromi varietali. Aromi varietali sono l'asse più importante di questi composti della buccia. Come vi ho detto prima, i terpeni sono quelli più importanti, ricordano il sapore di frutta fresca e la maggior parte sono alcol. Solo sulle sostanze aromatiche ci sarebbe da fare un excursus generale amplissimo, però noi ci limitiamo a dire questo. Cos'è che mi sono lasciato per ultimo e che è fondamentale per la vinificazione? I raspi, ve l'ho già detto prima, li faremo dopo un attimo. La cosa fondamentale è quella che c'è in cima alla slide, che sono i polifenoli. Cosa sono i polifenoli? I polifenoli sono quelle sostanze aromatiche che sono presenti soprattutto nella buccia dell'uva. E qui, vedete, una parte prima non l'abbiamo fatto della buccia, è importante, la facciamo ora. La classe più importante di questi composti sono i flavonoidi. Come sono classificati chimicamente non lo facciamo, ci interessa solo sapere i nomi. Però i tre nomi successivi sono più importanti, che sicuramente forse avete anche sentito di più. La classe più importante comprende i flavonoidi, tra cui ci sono cosa? Antociani che credo la maggior parte lo sappiate, sono quelli che danno il colore rosso. Flavoni sono quelli che conferiscono il colore bianco nei vini bianchi, solitamente. E i flavani sono quelli che formano i tannini. I flavani sono principalmente formati dalle antociani e catechine, però cioè, questa è roba troppo complicata. Basta sapere che questi formano i tannini. I tannini cosa sono? Sono le molecole essenziali dei raspi. E cos'è il tannino? Il tannino è quella molecola che conferisce al vino quel sapore duro, erbaceo, astringente, quindi poco favorevole. Quando per esempio avete bevuto un vino da invecchiamento e sentivate questo sapore particolare, erbaceo, duro, era probabilmente perché non era stato invecchiato bene. Poi ovviamente bisogna essere esperti, anche perché non c'è queste particolarità, ci sono dei corsi appositi sia per il vino che per l'olio, quindi non tutti lo possono fare. Però sappiate questo. Raspi, come abbiamo detto, sali minerali, tannini e acqua contengono la maggior parte. Non hanno un grande interesse enologico, come vi ho detto, tranne nelle vinificazioni a lungo affinamento, e la maggior parte delle volte vengono rimossi e poi conferiscono questo sapore particolare. Possiamo andare avanti? Allora indici di maturazione. Sto vomitando. Indici di maturazione. Sì. Indici di maturazione. La vinificazione non sarebbe possibile, cioè sarebbe possibile, però sarebbe molto più approssimata se non avremmo questi indici di maturazione, se non avessimo, scusate. Per quanto riguarda la parte precedente, che è importante anche per questa, io vi rimando sempre alla prima puntata della serie in cui abbiamo fatto la vite dell'olivo, in cui abbiamo anche un escurso generale sulle piante. Però noi intanto cerchiamo di ripetere qualcosa. Rispondo velocemente a Stefano: no, non è in programma, sarebbe stato bello farla, però casomai in un futuro potremmo vedere.
Indici di maturazione. Perché sono fondamentali gli indici di maturazione? Perché ci dicono il momento giusto di vendemmia, quando vendemmiare. Uno dei più importanti è l'indice di maturazione tecnologica. L'indice di maturazione tecnologica è quell'indice che stabilisce la fase necessaria della vendemmia in base al vino che si vuole produrre. I parametri fondamentali che sono valutati dall'indice di maturazione tecnologica sono la concentrazione zuccherina e l'acidità totale. Facendo il rapporto tra queste due quantità otteniamo questo indice, che, come vi ho detto, viene calcolato in base al tipo di vino che noi vogliamo produrre. Come vedete, vi ho messo anche una serie di grafici, un paio di grafici che non sono tecnicamente troppo difficili, e questi indicano praticamente l'evoluzione delle sostanze all'interno dell'acino durante la maturazione. L'invaiatura, l'unica cosa che probabilmente non sapete che è l'invaiatura è il cambio di colore, è il termine tecnico per indicare il cambio di colore dell'acino. Poi, cosa vi dice lo schema? Lo schema vi dice la quantità di antociani, la quantità di tannini delle bucce, la quantità di tannini delle bucce. La retta verticale vi indica la maturazione tecnologica. Quindi noi a maturazione tecnologica abbiamo questa quantità di antociani, questa quantità di tannini e questa quantità di tannini delle bucce. Niente di particolare, non è uno schema particolarmente complicato, però insomma, tanto per curiosità, per sapere io alla maturità cosa ho. Stessa cosa maturazione fenolica. La maturazione fenolica è altresì importante. È la seconda maturazione viene utilizzata per la produzione dei vini rossi, insieme alla maturazione tecnologica. Ah, e come la calcoliamo l'indice di maturazione fenolica? L'indice di maturazione fenolica è un pochino più complicato, perché viene stabilito anche questo, viene effettuato per stabilire il giusto momento della vendemmia. E come viene calcolato? Viene calcolato calcolando i polifenoli totali ed estraibili. Come si fa a calcolare questi polifenoli totali ed estraibili? Si mette gli acini in una soluzione a pH 3,2 e una a pH 1. 3,2 che simula l'acidità del vino, 1 per calcolare i polifenoli totali. 3,2, il pH 3,2 è, come abbiamo detto, pH simile a quello del vino, e infatti polifenoli estraibili. Perché? Perché simuliamo il pH del vino e vediamo quelli che anche in caso nella vinificazione estrarremo. E questo indice è utilizzato soprattutto per la maturazione, insieme alla maturazione tecnologica, per la produzione. Andiamo a fondo all'indice di maturazione aromatica. Viene utilizzato per la produzione soprattutto dei vini bianchi. Non viene effettuata chimicamente come le altre, perché sarebbe troppo costosa, ma si effettua in un altro modo, come un gruppo di esperti insieme solitamente all'enologo dell'azienda e al proprietario dei vigneti assaggiano i vari acini e insieme, ovviamente sono persone qualificate, cioè non è fatto a caso, traggono le loro conclusioni finali. E da lì poi stabiliscono se è il momento giusto della vendemmia o no. E per io per questi chiuderei l'indice di maturazione. Sono importanti, andavano fatti perché sono molto importanti. Io andrei avanti. Ecco qua, vinificazione in rosso. Vinificazione in rosso. Nemmeno lo so legge quello io. Di raspatura. Rasputin. Vai. Di raspatura e pigiatura. Allora, partiamo alla vinificazione. Vinificazione, processo, non sto a dirvelo, altamente complicato perché sembra, ma altamente complicato. Partiamo dalla base, che lì non c'è scritta, la vendemmia. Perché non ve l'ho scritta la vendemmia? La vendemmia non ve l'ho scritta perché vi volevo dire un paio di cose. Allora, l'altra volta quando abbiamo fatto la prima puntata non l'abbiamo fatta, e ve lo dico io. La vendemmia, come sapete, raccolta dell'uva dopo che abbiamo stabilito quando è il periodo con gli indici di maturazione, ovviamente anche in base al periodo, però ovviamente non basta quello, come abbiamo visto per le colture erbacee, eccetera, eccetera, servono dei parametri in più. La vendemmia, perché è importante la vendemmia? La vendemmia vedremo che è caratteristica del tipo di vinificazione. Per esempio, la produzione di vini bianchi, la vinificazione in bianco, avrà solitamente
vendemmia manuale e vedremo dopo perché. Mentre la vinificazione in rosso ha solitamente vendemmia meccanizzata con la Broad e con tutte le altre macchine che ci sono anche sul farming. Quindi, successivamente alla vendemmia, cosa si fa? Successivamente alla vendemmia si porta ovviamente il carro alla diraspatrice, pigiatrice o diraspa pigiatrice, vedremo dopo perché, alla ricezione dell'uva, che è la foto che vedete nella scheda. Prima però si effettua la pesa. La pesa è importante perché si vuole calcolare la resa. Solitamente la resa è del 70%, anche qui molto generale, non sempre è così, vi ricordo. Quindi, la ricezione dell'uva. Cosa abbiamo come primo procedimento? La diraspatura e la pigiatura. Attenzione, lì vi ho messo diraspatrici e pigiatrici. Solitamente sono macchine combinate di raspa, pigiatrici o pigio di raspatrici, in base al procedimento che avviene per primo. Nel caso in cui avvenga prima la diraspatura, come abbiamo detto prima, è la rimozione dei raspi. Non sto a spiegarvi come funziona la macchina perché non abbiamo tempo. Comunque ci sono dei martelli dentro il cilindro forato, e vedete ci sono dei martelli che ruotano, prendono i raspi e gli acini passano dai fori. Passano a questi fori e vanno nella vasca sottostante in cui c'è la pigiatura, c'è la pigiatrice, la fase successiva. E questa è la di raspa pigiatrice, se pensiamo alle macchine combinate. Mentre la pigio di raspatrice è il contrario. Prima abbiamo la pigiatura e poi la rimozione dei raspi. Comunque le due fasi sono quelle. Cambia l'ordine, le due fasi sono quelle. Chimicamente cambia tanto, ogni enologo e ogni agricoltore fa come preferisce. No, allora, chimicamente cambia, è stato visto che qualcosa cambia. Ora però purtroppo, ve l'ho detto già, avete visto dall'introduzione, non è cosa semplice, perché si comincia a parlare di molecole aromatiche, che sono tutti nomi tecnici. Sappiate che i raspi, per riassumere, i raspi sono quelli che conferiscono quel sapore e quel gusto sgraditi, solitamente sgraditi. È per questo che si preferisce solitamente fare prima la diraspatura e poi la pigiatura, ma non è detto, non è detto. Ci sono anche prima pigiature e poi diraspature, ognuno fa come vuole. Perché cosa succede? Facendo prima la pigiatura c'è più possibilità che i tannini vanno a finire nel mosto. C'è più probabilità, perché ovviamente prima inverti i procedimenti, anche all'ogia è più probabile. C'è invece agricoltori che, ci sono invece degli enologi che non vogliono assolutamente tannini e le vanno subito apposta. Quindi anche lì è molta indiscrezione. Ciao Tonino. Però sappiate che i due procedimenti ci sono, non andiamo troppo nel dettaglio. Io andrei avanti ora. Eccola qua. Buongiorno Tonino, buongiorno. Le fermentazioni. Seconda parte. Quindi dai procedimenti che abbiamo fatto prima, quindi dalla diraspa pigiatura, cosa esce? Il pigiato. Attenzione anche qui perché si fa molta confusione con le parole. Quello che esce, che mi sembra sbagliato anch'io prima, perché bisogna stare attenti. Quello che esce dalla diraspa pigiatrice è il pigiato, non il mosto. Quindi, attenzione. Partiamo con il pigiato. Cos'è che caratterizza la fermentazione alcolica con macerazione della vinificazione in rosso? Avviene con la macerazione delle bucce a una certa temperatura per far sì che si estraggano i polifenoli. Attenzione. Perché vogliamo estrarre i polifenoli? Come abbiamo detto prima, i polifenoli sono le sostanze sia aromatiche che del colore con gli antociani. E noi vogliamo estrarre una grande quantità di antociani, perché uno dei parametri di valutazione dei vini è anche il colore. Quindi noi vogliamo trovare e prelevare questi polifenoli. La macerazione avviene, come ho detto già, con il pigiato e le bucce, e tramite una certa temperatura costante noi estraiamo questi polifenoli. La macerazione, che si chiama macerazione, può durare, in base alla discrezione dell'enologo, anche qui, solitamente tutto l'enologo che detta la linea. Cosa vedete però lì? Vedete che ho scritto la fermentazione alcolica o macerazione, però ci sono prima gli interventi prefermentativi. Allora, cosa sono questi interventi prefermentativi?
Non ve li ho scritti perché non sono molto semplici, però vanno fatti. Come? Ve li dico io. Il primo intervento prefermentativo è la solfitazione. Cos'è la solfitazione? È l'aggiunta della nitrite solforosa. Ma siamo sempre sulla prima slide, sì, perché io non leggo nulla di questo. Sì, 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 ah, no, okay. No, infatti interventi prefermentativi non l'ho messi perché sono proprio semplici, quindi cerco di li faccio io a voce. Cosa è questa solfitazione? La solfitazione è l'aggiunta della nitrite solforosa. La nitrite solforosa che serve per, diciamo, per non alterare il vino. Poi cerchiamo di farlo dopo, casomai se abbiamo tempo. Controllo della concentrazione zuccherina ed eventuale arricchimento con mosto concentrato, mosto concentrato e rettificato. In questo caso ci vuole un mosto concentrato. Mosto concentrato, come potete pensare, viene fatto qualche giorno prima e vengono concentrati gli zuccheri. E per questo serve se c'è un deficit di zucchero. Controllo dell'acidità totale ed eventuale correzione, idem del controllo dell'acidità zuccherina. Questo vi dico solo che sui vini, quindi già a fine processo, sono consentite delle correzioni. Attenzione però, la correzione può essere solo aggiuntiva o sottrattiva. Però non è proprio termine tecnico, però per farvi capire. Quindi te, una volta che hai aggiunto, per esempio, lo zucchero non ne puoi togliere, quindi non possono essere due correzioni inverse. Questo è dettato dal Ministero, quindi sono regole ferree. Quindi te non puoi fare due correzioni oppure. Successivamente abbiamo l'aggiunta degli enzimi pectolitici. Cosa sono questi enzimi pectolitici? Servono semplicemente a separare le pectine, che sono quelle molecole che tengono salde le cellule tra loro, facendo sì che si facilita la macerazione rendendola più veloce. Questo è il sunto. Aggiunta di nutrimento per i lieviti. Come vi ho detto prima, i lieviti sono fondamentali perché sono quelli che convertono lo zucchero in alcol. E cosa abbiamo come aggiunta di nutrimento per i lieviti? Solitamente sali di ammonio, però non divaghiamoci tanto. Eventuale aggiunta di lieviti selezionati, che sono importanti, come abbiamo detto, se vogliamo fare una particolare di vinificazione, senza andare troppo nel particolare. Bene, successivamente cosa abbiamo? Ciao, abbiamo la sfinatura. La sfinatura è praticamente il primo travaso. La sfinatura è il primo travaso che viene effettuato e noi come lo facciamo? Lo facciamo anche qui facendo dei controlli che riguardano soprattutto gli zuccheri, l'acidità totale, il pH, l'acidità volatile, vabbè, lasciamola perdere, la solforosa libera, anche questa è troppo complicata, tavo svolto e grado zuccherino, diciamo. Perché non è proprio semplice, perché il processo è complicato, quindi sto cercando di semplificarlo. Ditemi se c'è qualcosa di non chiaro e cerchiamo di risolvere. Cosa c'è però anche prima della sfinatura? Prima della sfinatura e della abbiamo due fasi molto importanti. Queste, anche queste non l'ho scritte, però queste sono abbastanza più semplici, quindi possiamo provare a farle a voce. Follature e rimontaggi. Cos'è il rimontaggio? Il rimontaggio è la prelevazione tramite una pompa del mosto, non dal fondo, ma dal basso del fermentino, per pomparlo e portarlo in cima sul cappello delle vinacce, perché praticamente le vinacce stanno tutte a galla perché sono meno dense e coprono tutto il mosto che è in fermentazione. A cosa serve questa aggiunta continua di mosto sopra al cappello delle vinacce? Perché altrimenti si ossidano le vinacce e provocano delle alterazioni al vino, per non farle seccare anche, diciamo, per semplificare, insomma. È questo il motivo per cui si fanno i rimontaggi. Le follature invece è un processo diverso, che ovviamente è un bastone che viene infilato per rompere il cappello delle vinacce e praticamente si ha una miscela, si mescola questo cappello per far sì che, come ho detto prima, non si ossidi e non si secchi. Anche qui, se volete sapere la mia, forse è un pochino meglio il rimontaggio, perché il rimontaggio è al chiuso e quindi non c'è il suffragio di altra aria. La follatura però c'è chi la fa e ognuno ovviamente sceglie a modo suo come fare. Io quindi abbiamo fatto svinatura e aperto. La svinatura può essere fatta all'aperto o al chiuso. All'aperto, perché viene fatta all'aperto? La svinatura solitamente viene fatta all'aperto, e ricordiamolo, il primo travaso, rimuovendo le fecce. La svinatura viene fatta solitamente all'aperto quando non è finito
quando non è finita la fermentazione, quindi quando tutti gli zuccheri ancora non sono stati trasformati in alcol. Perché viene fatta all'aperto? Perché tramite l'ossigeno i batteri respirano e si moltiplicano. Questo è un po' il sunto. Quindi abbiamo la moltiplicazione dei batteri e si può effettuare la fermentazione dopo facendola concludere. Per quanto riguarda invece la fermentazione e la svinatura al chiuso, quando è già concluso il processo la facciamo al chiuso, semplicemente per non continuare la reazione. E qui io andrei avanti. Eccoci qua. Sfecciature e travasi. Vediamo, ok. Sfecciature e travasi vengono effettuate in seguito a cosa? Alla fermentazione malolattica. Non ve l'ho scritto anche la fermentazione malolattica perché non è proprio semplice. Vi ho messo, ho cercato di mettere i passaggi più semplici e più veloci. Quindi si fanno queste sfecciature e travasi continui finché la fermentazione non è conclusa. Arriviamo a fermentazione conclusa. Cosa succede? Se vediamo che il nostro mosto contiene ancora troppo acido malico che rende il vino con sapore duro e acerbo, bene, tramite delle analisi ovviamente, non è che si vede e si sente a caso. Se tramite questa analisi troviamo che c'è troppo acido malico, anche tramite analisi gustativa, possiamo fare la fermentazione malolattica. La fermentazione malolattica è semplicemente quella fermentazione che consente la trasformazione dell'acido malico in acido lattico, che conferisce un gusto più morbido e maturo al vino, e per far sì che sia anche più gradevole al palato. Io con questo passerei a, prima che all'affinamento, a un'altra cosa fondamentale che è nella produzione dei vini rossi, che è il blend o taglio tra i vini, che ma... forse avrete sentito parlare, non c'è nelle slide, quindi okay. Non lo cercare. E cos'è il blend? Blend o taglio tra i vini, come vi ho già detto, è semplicemente il effettuare, come si dice, un miscuglio tra vini. Un miscuglio tra vini che è fondamentale perché si effettua, per esempio, per migliorare il colore di un vino tramite la produzione di vini rossi e rossissimi che faremo dopo. Si può migliorare il colore di un vino, la quantità di zuccherine, eccetera, eccetera, eccetera. Vi dico semplicemente per curiosità che il blend viene effettuato alla Croce di Sant'Andrea, quindi ritorna, praticamente è praticamente la stessa croce che abbiamo fatto con la razione. È molto simile, solitamente ovviamente cambiano, invece di mettere gli alimenti si mettono qui i vini da cui si parte per ottenere la concentrazione che noi vogliamo di zuccheri o il colore per ottenere poi il vino finale. Perché anche se vogliamo cambiare il colore, ovviamente dobbiamo vedere anche come varia lo zucchero all'interno del blend, eh? Quindi non è anche questa cosa casuale. Questo per quanto riguarda il blend. Poi ovviamente c'è l'affinamento, che li vedete. Affinamento che non viene fatto solo in botte, ma viene fatto anche in vasche di cemento o di materiale inerte, ancora meglio, perché si vuole migliorare il gusto del vino e la struttura. Come si migliora la struttura? La struttura viene data dai tannini. E qui continuiamo a dire che se vogliamo produrre un vino da lungo affinamento serve una decente quantità di tannini. Per i vini a pronta beva, come vedremo, il famoso vinino vecchio, come vedremo dopo la macerazione carbonica, i tannini devono essere rimossi perché non hanno tempo di maturare. Durante l'affinamento, cosa è importante fare? Delle cure al vino, soprattutto travasi e colmature. Travasi, abbiamo detto prima, che è lo spostamento del vino da un fermentino ad un altro, rimuovendo anche la feccia. E le colmature. Cosa sono le colmature? Le colmature sono il portare a livello il vino. Perché? Perché nei periodi invernali e nei periodi estivi c'è una diversa temperatura. La temperatura cambia la densità. Densità che si calcola facilmente facendo massa fratto volume, semplicemente. La densità cambia nei periodi dell'anno, tra inverno e estate, e noi dobbiamo portare a livello questo mosto per far sì che non entri troppo ossigeno. Andiamo avanti. Che differenza c'è tra l'affinamento in legno e l'affinamento in cemento o materiale inerte? Il materiale inerte non conferisce niente di aromi al vino, mentre per quanto riguarda
l'affinamento del legno, abbiamo delle sostanze rilasciate dal legno. Oltre che il legno è anche poroso e quindi riesce anche addirittura a far passare un po' d'ossigeno e il vino si ossida un pochino, il mosto si ossida un pochino. Mentre cosa rilascia il legno al mosto? Vari composti organici, tra cui ci sono anche dei tannini gallici ed ellagici e vari composti aromatici, facciamo così senza specificare, almeno andiamo avanti. Un'altra cura che viene effettuata sul vino è il batonnage, questa ve la aggiungo io. Viene effettuato il batonnage. Cos'è il batonnage? Il batonnage è un bastone con delle alette che viene infilato dentro la botte e viene utilizzato per riportare in sospensione le particelle del vino. Semplice, veloce e basta. Andiamo avanti. Io ho visto che è andata avanti prima, andiamo avanti ora. Andiamo avanti, sono andato avanti. Vabbè, infatti non mi mette con tua. Chiarifica. Ecco qua, abbastanza mia. E qui si va verso la fase finale della vinificazione. Cosa consiste la fase finale della vinificazione? La chiarificazione. Qual è l'obiettivo della chiarificazione? È rimuovere la stringenza amara dei tannini che non sono stati rimossi durante l'affinamento. Quindi la struttura è servita data dai tannini, però poi a un certo punto questi tannini, come abbiamo detto, portano un sapore amaro e astringente. Quindi non vogliamo toglierli. Come li togliamo? Con la chiarificazione. I lieviti indigeni semplicemente sono quelli già presenti sulla buccia e caratterizzati dal vino, e lieviti selezionati vengono aggiunti da noi tramite il mosto di avviamento, piede curva chiamato, per caratterizzare la vinificazione. Però l'ho fatta molto superflua perché purtroppo non abbiamo tempo e poi è roba complicata. Dicevo, chiarificazione. Vengono effettuati con i chiarificanti, solitamente sono la colla di pesce, la gelatina, l'albumina o chiarificanti vegetali per chi ha intolleranze o altre cose personali. E questo per quanto riguarda la chiarificazione. Successivamente abbiamo la filtrazione tangenziale. La filtrazione tangenziale che viene effettuata in maniera particolare perché non sono i classici filtri, perché i filtri, se fossero quelli convenzionali, si intaserebbero subito, ma è una filtrazione tipo orizzontale, in cui i filtri sono messi paralleli allo scorrimento del vino e le particelle che noi vogliamo togliere vengono passate attraverso questo filtro. È un procedimento abbastanza complicato, basta sapere che i filtri sono a 3 micron e noi vogliamo rimuovere una parte delle sostanze e questo ci basta. Poi avete l'imbottigliamento, però prima per l'imbottigliamento c'è una fase importante. Perché? C'è la stabilità tartarica, l'anidride solforosa e la microfiltrazione. Sono i tre procedimenti che vengono effettuati prima dell'imbottigliamento. La stabilità tartarica perché, come vi ho detto prima, all'inizio di quando si parlava dell'acido tartarico, viene effettuata una correzione dell'acido tartarico, perché se non viene effettuata, quando il vino viene imbottigliato e viene commerciato, è probabile che si formino dei sali dei sali dell'acido tartarico, che sono vari, tanti. Quindi dobbiamo evitare che il vino sia stabilizzato da questo punto di vista. Come? Vengono effettuati o aggiunte o diminuzioni o correzioni anche dell'acido tartarico. E questo per quanto riguarda la stabilità tartarica. Anidride solforosa tramite sempre la solfitazione. In cosa consiste la modifica dell'anidride solforosa? Serve per evitare praticamente fermentazioni ritardate o anomale che noi non vogliamo, che potrebbero provocare gravi danni alla qualità del vino, e per questo dobbiamo stare attenti. E perché potrebbero essere una cosa molto pericolosa per la qualità del vino, come ho già detto. Quindi bisogna stare particolarmente attenti a questo procedimento. E poi avete l'imbottigliamento, che è l'imbottigliamento classico. La linea di imbottigliamento costa tanto, e direi che per ora possiamo chiudere per quanto riguarda la vinificazione rossa. Andiamo avanti. Ora ci dovrebbe essere la vinificazione in bianco. Eccola qua. Vinificazione in bianco. In che cosa consiste? Attenzione, non sono assolutamente lo stesso procedimento con la vinificazione in rosso, perché
perché la vinificazione bianco ha come obiettivo quello di produrre un vino bianco chiaro. Poi dipende anche da alcuno paglierino, però solitamente vino più trasparente possibile. Perché è importante stare attenti alla vinificazione bianco? Perché, come vedete, la prima fase è abbastanza simile. È abbastanza simile. Però se Roby ci aiuta e va nella seconda parte, nella seconda pagina, sì, vedremo che cambia. Perché? Perché, come vi ho già detto, la vinificazione in bianco non avviene con le bucce. Perché non avviene con le bucce? Perché dalle bucce, se no, estrarremo cosa? Estrarremo quei polifenoli che colorano il vino. È per questo che la vinificazione in bianco è molto più particolare. Come viene fatta la vinificazione in bianco? Partiamo dalla vendemmia. La vendemmia, vi ho detto, proprio per questo motivo viene effettuata solitamente a mano. Anche se qui da me solitamente le vinificazioni vengono fatte più in rosso che in bianco. Comunque si preferisce fare la vendemmia manuale. Perché? Per non danneggiare gli acidi e per non far sì che partino le fermentazioni spontanee, come dicevamo prima. Quindi si fa la prima fase abbastanza simile, poi passiamo alla sgrondatura. La sgrondatura a cosa consiste? La separazione rapida tra mosto e bucce, semplificata anche qui. Poi ci sarebbe stato da fare anche le varie presse, però noi non le abbiamo fatte, le abbiamo saltate a più pari. È purtroppo un po' battagliata di roba, perché è complicatissima e lunghissima la vinificazione. Comunque sappiate che fondamentale della vinificazione in bianco, il perno sta tutto lì, la separazione rapida tra la buccia e il mosto. Il mosto poi viene fermentato con la sua fermentazione nei suoi tempi, per poi arrivare alla seconda fase della produzione, che possiamo andare avanti. Voilà. Filtrazione, maturazione. In questa seconda fase abbiamo cosa? La filtrazione, maturazione e imbottigliamento. La vinificazione in bianco, come vedete, ve l'ho riassunto ancora di più perché abbiamo fatto una dose generosa della vinificazione in rosso e siccome volevo fare anche un po' di roba generale sulle vinificazioni, l'ho un po' semplificata ancora di più. Filtrazione. La filtrazione della vinificazione in bianco come viene effettuata? Con il flottatore. Quello vedete in foto, un flottatore. Che cosa consente? Il flottatore, praticamente, semplificando, aggiunge azoto, aggiunge come si può dire, insuffla azoto nel fermentino. L'azoto si lega alle particelle in sospensione del vino, semplifichiamolo, e queste particelle diventano volatili, volano e si accumulano sul tetto del fermentino. Questo è molto semplificato, è molto semplificato. Poi, come vedete, abbiamo la maturazione e successivamente l'imbottigliamento. L'imbottigliamento che avviene, attenzione, si preferisce ultimamente, si sta studiando per utilizzare bottiglie diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Perché, come sapete benissimo, ultimamente i vini bianchi vengono imbottigliati in bottiglie chiare, però la luce potrebbe provocare delle alterazioni, e per questo preferisce ultimamente si sta studiando un modo diverso di imbottigliamento. Vinificazioni speciali. Vinificazioni speciali sono molto importanti perché abbiamo la macerazione carbonica e la termovinificazione. Allora, io semplifico e velocizzo, tanto poi le slide come sempre ve le metto sul gruppo abbonati, se volete vedere, vedete lì. Macerazione carbonica è quella utilizzata per la produzione di vini novelli, per ottenere vini molto colorati e molto fruttati, molto aromatizzati in pochi giorni. Come vi ho detto, la macerazione carbonica dura solitamente 2-3 giorni, e la loro produzione è gestita dal MASAF, Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che cambia nome ogni poco. Sappiate, è il Ministero dell'Agricoltura. Il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in questo caso, che vengono commercializzati a partire dallo stesso anno della vendemmia fino al 31 dicembre dello stesso anno, e poi ritirati dal mercato dal MASAF proprio. Questi vini novelli sono i vini da pronta beva, che vengono prodotti seguendo la normativa italiana con almeno un minimo del 40% delle uve con macerazione carbonica. Macerazione carbonica avviene semplicemente come solitamente inserisce gli acidi con i raspi dentro una botte che per gravità si comprimono. Si schiacciano, Samumi, l'ultima parola che si era sentita. Poi io tranquillo che io taglio e cucio. Oh, aspetta che Stefano ha mandato il gatto molesto.
quanto mi piace sto gatto. Dopo metto la GIF. Che me l'avevi mandata tu, Federi? Me l'aveva mandata Federico. Federico, grazie. Grazie, Ste. Dopo ti bacio. Dopo passo e ti bacio. Vai, vai, Ste. In privato, privato, perché sono un egoista. Stefano? Eh sì. Vai, vai. Ah, ok. Sono un egoista. No, semplicemente cosa? Dicevamo che per gravità si schiacciano gli acidi, fuoriesce il primo pigiato, e il primo pigiato, come vi ho detto, comincia a fermentare perché ci sono gli aviti digeri. Poi tutto questo viene rimosso e viene proseguito la fermentazione viene proseguita come una classica vinificazione rosso, quindi con le bucce con il pigiato, fino a che poi non viene commercializzato. Questo per quanto riguarda il vino novello. Termovinificazione invece è una particolare tecnica utilizzata per la produzione di vini rossi e rossissimi a partire da uve colpite da botrite. La botrite, sinceramente, non mi ricordo se noi l'abbiamo fatto, ma mi sembra di sì. All'inizio, la prima puntata, avevamo accennato, insieme alla peronospora e all'oidio, mi sembra. E ovviamente viene utilizzato per recuperare queste uve, che sarebbero altrimenti da buttare. Quindi, come ho detto, è un vino d'attaglio, con blend utilizzato per la correzione di altri mosti sul colore soprattutto. La produzione prevede la separazione della macerazione e della fermentazione, come il pigiato viene scaldato a 70 gradi per denaturare gli enzimi della lactasi, che non abbiamo fatto, però sono quegli enzimi che provocano l'ossidazione dei vini, fanno parte delle polifenolossidasi che con lactasi e tirossinasi provocano l'ossidazione dei vini per circa 10 minuti. Successivamente si raffredda il pigiato fino a 20 gradi, separano le bucce e fermenta solo il mosto per non perdere troppi aromi. E questa è la produzione di vini rossissimi da blend. Io andrei avanti. Subito. Ecco qua. Le malattie del vino, ragazzi. Anche il vino si ammala. Eh sì, anche questo l'ho messo. Più che concentrarmi tanto sul processo della vinificazione in sé, ho preferito farvi un po' di queste cose qui, che sono anche curiosità. Anche il vino si ammala, ma malattie o alterazioni, ancora meglio chiamate, che si dividono soprattutto in biologiche e chimiche, microbiologiche e chimiche. Le chimiche sono quelle che vedete lì, quella più importante e quella più pericolosa dovrebbe essere la casse ossidasica, provocata da polifenolossidasi, da quegli enzimi che ho detto prima, soprattutto, e poi ci sono la casseramelosa ferrica e proteica, che non facciamo perché sono abbastanza complicate. Microbiologiche, filante, amaro, girato, agrodolce e fioretta. Quella più importante, quella assolutamente più comune, è la fioretta, che credo abbiate sentito. E anche perché la fioretta, non so se avete mai sentito, ma credo di sì, viene combattuta la famosa pasticca, messa in cima al fermentino, forse anche per questa l'avete sentita. Comunque qui io ve l'ho elencate semplicemente, perché almeno poi andiamo in gioco. Se c'è qualcuno che ha una domanda particolare su qualcosa, noi la approfondiamo. Comunque vi dico, semplicemente la fioretta è quella più solitamente più comune, e quindi quella da cui stare più attenti. Andiamo avanti. Allora. Correzioni sul vino. Correzioni sul vino. Perché si effettuano queste correzioni sul vino? Le cose fondamentali ve le ho già dette prima, quindi che non si possono effettuare due correzioni opposte per dettame del ministero, però se c'è stato un problema durante la verificazione si può intervenire però su quei parametri che vi ho scritto lì, acidità totale, TAV svolto, è semplicemente il grado zuccherino, nulla di più, colore e contenuto in polifenoli, colore come avevamo detto soprattutto con i blend, ma anche l'acidità totale e TAV svolto con i blend. L'acidità totale solitamente viene corretta con l'acido tartarico, il TAV svolto con l'aggiunta di zuccheri, solitamente, per semplificare. Con tutto i polifenoli io la vedo un po' più dura, e sia fatto, però può darsi che mi ha fatto in vini molto carenti, per esempio. Andiamo avanti. Gestione reflui. Anche qui stesso discorso di prima, cambia niente, se avete anche domanda cerco di rispondere. Concludiamo la gestione dei reflui, perché ci sono alcune mod su Farming che hanno queste cose, tra cui quella che ho messo io in partita, per questo l'ho voluto mettere. Quali sono le produzioni con scarti della vinificazione? La vendemmia, la pigiatura e la mostatura, ovviamente soprattutto per maturare organico insieme ai travasi. Vendemmia per la produzione di tralci, raspi.
ovvero parti della vite, solitamente parte della vite che noi scartiamo, soprattutto raspi. Fissatura dalle bucce, che non possono essere più utilizzate, ovviamente. E poi travasi dalla feccia, sempre, e imbottigliamento dalle varie plastiche e le varie carte che rivestono le bottiglie. Sottoprodotti di lavorazione, che sono gli scarti, come dicevo prima, vinaccia, frecce e raspi, per quanto riguarda l'organico. Gli scarti e residui di cantina vengono soprattutto dalle lavorazioni che abbiamo detto prima, e quali sono soprattutto? Le acque reflue. Scusate, io vi saluto e vado a mangiare. Poi ciao Fede, buon lavoro stasera. Ciao, grazie a tutti, ciao. Bacetti. Grazie, ciao. E acque reflue, gas, che non sono da tralasciare, perché durante la fermentazione non l'abbiamo fatto, vengono prodotti una grande quantità di gas, soprattutto anidride carbonica, e soprattutto in lavorazione come vinaccia, frecce, raspi, che le abbiamo detto prima. Quindi andiamo avanti. Ecco qua, questo bello schemino. Bello schemino, anche questo la vedete in un format un po' diverso, perché anche questa è una mia vecchia relazione, che l'ho praticamente copiata e incollata, e però ci andava bene, l'ho tagliata un pochino perché era un po' troppo tecnica, ovviamente ho tolto quello che c'era di troppo tecnico. Come possiamo utilizzare questi scarti noi? A noi ci interessano soprattutto perché possiamo utilizzarli dal punto di vista agronomico. Come? Spargendoli sul terreno. Spargendoli sul terreno che fanno la compost, possono fare da ammendanti e per utilizzo diretto anche come compost. Un po' come sulla lendofitali, no? Che abbiamo questo scarto da dare sui campi. Infatti, siccome sapevo che c'era, ve l'ho voluto mettere appositamente. Mm-hmm. Utilizzo energetico per la produzione di biogas, che può essere utilizzato come biomassa per produrre calore, come sappiamo, dagli impianti di biomassa, eccetera. Anche io avrei voluto farli, ma purtroppo non li faremo. E poi per utilizzo zootecnico, che dovremmo averlo detto in una delle due puntate sulla zootecnia, però naturalmente non lo diciamo, se non lo diciamo ora, vengono utilizzati anche per la produzione di mangimi, semplicemente. Hanno anche altre varie funzioni, li vedete farmaceutico, possono essere utilizzati per produrre anche dei farmaci, agroalimentare, però noi ci interessavano soprattutto questi tre. Ciao Gordon, poi, buon pranzo. Anche, buon pranzo. Anche questo non ve l'ho tagliato, però vedete anche farmaceutico, di polifenoli antiossidanti, questa roba particolarmente tecnica, quindi io la salterei. Però sappiate anche che ci sono anche quelli di utilizzo. Andiamo avanti. Altro schemino, acque reflue. Acque reflue, questo è importante. Le acque reflue sono una grande produzione del come dicevamo, della vinificazione. Derivano dalla separazione, vedete, delle fecce, dai travasi, del lavaggio dei macchinari, dei recipienti, degli ambienti, eccetera, eccetera, eccetera. Possono contenere grandi quantità di metalli e altre sostanze difficili da rimuovere. Come si fa la rimozione di questi metalli pericolosi? Soprattutto tramite la fitodepurazione. La fitodepurazione è un impianto basato su delle piante, sull'utilizzo delle piante, per la depurazione dei reflui. Ed è un impianto che si sta sempre più diffondendo sul territorio italiano. E anch'io sinceramente spero e credo sia sempre più diffuso, perché è un procedimento molto importante e anche abbastanza ecologico, perché si creano questi habitat naturali in cui possono rivivere anche alcune specie faunistiche, ma anche della flora, quindi sono molto importanti. Solitamente si fanno la depurazione, altrimenti se no con altre lavorazioni più tecniche. Avanti, poi ci deve essere l'ultima slide. Eccola qua. Vabbè, se l'ultima slide adesso a me cambia, perché sono in ritardo la live ovviamente. E infatti, e qui vi dà un escursus sui rifiuti, i rifiuti solidi. Botti vecchie, materiale imballaggio delle bottiglie. Ah, vi dico, visto che mi ha dato l'assist della slide, che le botti per l'affinamento costano circa, se non mi sbaglio, dai 1000 ai 2000 euro, e per le vinificazioni, quelle più importanti, vengono utilizzate solo dopo un ciclo. Uno o due cicli massimo. Uno o due vinificazioni, ancora meglio detto. E poi vengono cambiate. E poi, cosa abbiamo? Emissioni di gas.
diossido di carbonio, semplicemente detto anidride carbonica, diossido di zolfo, ossido di azoto, sono tutti gas pericolosi. E da cosa sono causate queste emissioni di gas? Utilizzo di carburanti, smaltimento di rifiuti, utilizzo di sistemi di raffreddamento, emissioni di processi di vinificazione con cibi azotati. Quindi io con questo chiuderei la vinificazione e andiamo in gioco, anche se c'è rimasto povero, vediamo se c'è anche qualche domanda. Va bene, va bene. Quindi se avete qualche domandina, se no quattro chiacchiere in allegria. Tanto abbiamo un bel recuperazzo da fare, che abbiamo iniziato un pochino più tardi, quindi avremo modo di giocare. Per tutto il resto c'è il Tavernella 1,50 euro al litro, dice. Sì, Tavernella.